Ciao ragazzi, bentornati. Oggi la mia libreria ci fa un regalo. Guardate che bel libro. Questo è il libro di fiabe di quando ero piccola io. E ho deciso di leggervi le più belle, sperando di emozionarvi, così come questo libro ha fatto emozionare me quando ero piccola. La prima è Il gatto con gli stivali. Eccola qua. Ve la racconto. Alla morte del vecchio mugnaio, i suoi tre figli, che gli erano molto affezionati, lessero il testamento. Lascio al maggiore dei miei figli il mulino, al secondo il mio asino e al più giovane il gatto, pregandolo di avere cura di lui. Il più giovane, pur conoscendo l'affetto che il padre aveva per quel gatto, non poté fare a meno di pensare che i miei fratelli hanno ereditato cose utili con le quali guadagnare da vivere e a me è toccato soltanto un gatto. È triste, ma mio padre non è stato giusto con me. Decise comunque di avere cura del gatto, come gli raccomandava il padre, e questa fu la sua fortuna. Il gatto dimostrò presto di avere delle qualità straordinarie. Poteva parlare ed era anche molto astuto. «Stai tranquillo, padrone mio», disse un giorno al ragazzo. «So come fare per risolvere i tuoi guai. Procurami un paio di stivali, un bel cappello piumato e una divisa». Il giovane, colpito dalla sicurezza del gatto, spese gli ultimi soldi che aveva e acquistò quello che il gatto gli chiedeva, senza cercare di risparmiare qualche soldo. «Non mi resta che fidarmi di lui», pensò fra sé e sé, consegnando al gatto gli stivali e tutto ciò che gli aveva chiesto. Il simpatico animale si vestì e corse subito nel bosco. Guardate che bello! Il gatto con gli stivali era un bravo cacciatore. Catturò due belle lepri e le portò al castello del re. «Maestà», disse, «vi porto queste lepri a nome del mio padrone, il marchese di Carabasso». Il re e la sua bellissima figlia gradirono molto il dono di quel misterioso marchese. Il giorno dopo, il gatto tornò con due belle pernici. «Ma chi sarà mai questo marchese di Carabasso?» si chiese il re. «È molto gentile a farmi questi doni». Guardate anche questo. Il piano del gatto era semplice: fare spogliare il suo giovane padrone e farlo buttare nel lago, perché il re da lì a poco sarebbe passato. «Maestà!» si mise a gridare il gatto. «Fate salvare il marchese! Dei banditi lo hanno aggredito e gettato nel lago!» Il re, riconoscente, lo fece subito trarre in salvo. Intanto il gatto era corso al vicino castello di un ricco orco e gli chiese: «È vero, orco, che potete trasformarvi in leone?» E l'orco vanitoso subito si trasformò in un leone feroce. «È vero che sapete trasformarvi anche in topo?» chiese il gatto. E l'orco, sempre più pieno di sé, si trasformò in un grazioso topolino. Squit, 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 squit. E il gatto, in un sol boccone, se lo mangiò. Così il finto marchese di Carabas, grazie all'astuzia del gatto, divenne proprietario del castello e delle enormi ricchezze dell'orco. E quando il re, che già ammirava il giovane marchese per i suoi doni e per il suo coraggio, vide anche tanta ricchezza, volle dargli la bella principessa in sposa. Il giovane figlio del mugnaio, così, fu felice, sposato e ricco, nominò quindi il suo gatto come amministratore generale del castello.